Comincia la parte finale dell'intensa preparazione di Sergio Romano al Vignanese Doc in vista del titolo italiano di pugilato dei pesi massimi in programma al Centro Campania di Marcianise il prossimo 16 giugno. Un impegno sul quale Romano punta direttamente alla vittoria, perché questa chance rappresenta una rivincita non solo sportiva ma anche nella vita. Una storia dura dove ha rischiato di morire e che lui ci ha raccontato in esclusiva. Noi siamo andati a seguire la sua preparazione nella palestra della Matesina a Piedimonte Tese sotto l'occhio vigile del maestro Geppino Corbo e dove ci ha spiegato come sta preparando e come sta vivendo la vigilia di questo match. Beh, partiamo che la mia condizione psicofisica è talmente serena perché sono supportato da una grande preparazione, una vera prima preparazione e poi mi voglio fregiare di un orgoglio. L'orgoglio è quello che sono il primo peso massimo della provincia di Caserta a disputare un titolo italiano di pesi massimi. Tu tieni alle spalle una storia, diciamo una brutta storia con un lieto fine, ce lo vuoi spiegare? Beh, il primo avversario che ho battuto e che ho sconfitto è stato il destino avverso, definiamolo più crudelmente la morte. In piena zona di qualificazione olimpica per Atene 2004, 10 giorni dopo un match che già era preselettivo per le Olimpiadi che avevo vinto per KO contro il polacco, ho fatto un incidente con la moto che mi ha tarpato le ali per 7 lunghi anni. Che cosa temi di più di questo avversario? Beh, è un avversario che già conosco perché ho combattuto contro di lui 11 mesi fa in una condizione fisica non idonea per il match. A mio avviso non avevo perso, anzi ne sono convinto come hanno anche raccontato i giornali sportivi presenti. Però ogni match ha una storia a sé. Del mio avversario temo tutto e temo nulla, non sottovaluto nulla, perché comunque è un omone di 112 kg, 1,90 m, è un peso massimo. Ogni colpo sbagliato, se non sei attento, può essere fatale. Allora un messaggio a chi ti sta vicino, a chi ti sta aiutando? Beh, il primo messaggio va a mia moglie, a mia figlia, a mia mamma, ovviamente anche al maestro Corbo, che con soddisfazione posso dire che ovviamente lui come padre di famiglia era scettico sul mio ritorno all'attività, che oggi fortunatamente con la mia caparbietà e con i fatti supportati reali, con queste vittorie che mi hanno designato come sfidante al titolo italiano, per me è un orgoglio e l'orgoglio lo coroniamo con una grande vittoria e ne sono certo il giorno 16 giugno al Centro Commerciale Campania contro Gianluca Mandas, che ripeto è un pugile, un avversario che rispetto ma non temo.